cashmere piumino reversibile, 149 euro. Falconieri, Superior Cashmere. Dopo Pasqua, anche nelle zone rosse dovrebbero rientrare in classe gli alunni fino alla prima media. Dalla seconda classe delle medie alla quinta delle superiori si seguiranno invece le lezioni a distanza. Non è una prospettiva gradita alle famiglie, come risulta da un sondaggio che Demopolis ha realizzato per conto dell'impresa sociale con i bambini. Il 54% degli italiani dà un giudizio negativo sulla didattica a distanza, solo il 30% la promuove. La maggioranza dei genitori rileva in ogni caso come la DAD si sia effettivamente strutturata meglio dopo la fase dell'emergenza ed abbia prodotto maggiore autonomia nell'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi. Però un problema sociale, ancor prima che scolastico, grava sul bilancio di questa esperienza. Per il 51% dei genitori italiani, la didattica a distanza non ha ancora garantito un accesso adeguato a tutti gli studenti. Tre quarti dei ragazzi accedono alle lezioni da tablet o PC, il 16% degli studenti si collega ancora oggi da smartphone. L'83% dei genitori ritiene che per i loro figli l'aspetto maggiormente negativo della didattica a distanza sia l'assenza di relazioni con i compagni. Segue la fatica nel seguire le lezioni in remoto, la tendenza all'abbandono della vita sociale, con il danno derivante dalla riduzione degli stimoli esterni alla scuola. Il 41% dei genitori rileva che così si studia e si impara meno. Anche per questo il 70% è d'accordo con la proposta del ministro dell'istruzione di aprire le scuole nel mese di luglio.